Si sta quindi attivando questo dibattito tra i cittadini, state andando avanti con le vostre iniziative, e, insomma, come sta andando? Sì, ma io penso che quello che il Comitato Simeazza sta facendo e quello che anche altri stanno facendo sia un grande e collettivo momento di riflessione. Evidentemente ci sono delle persone che stanno riflettendo sul futuro di questa città, sul presente e sul futuro, delle persone che non sono, come qualcuno vorrebbe descriverle, conservatrici o nostalgiche, ma sono preoccupate per l'andamento generale che la città sta prendendo. E lo stadio di San Siro è uno degli esempi, poi ce ne sono tanti altri. Si parla, per esempio, ho sentito dire che il Teatro Nuovo chiuderà e diventerà un centro commerciale. Si parla del fatto che oggettivamente non c'è nessuna nuova operazione immobiliare che prevede in questa città degli spazi culturali, degli spazi per i bambini. Si parla continuamente, solo e unicamente, di edilizia e di centri commerciali, che peraltro in un mondo in cui apparentemente, voglio dire, la rete ha nettamente il sopravvento sulla vendita al dettaglio, se non altro negli ultimi 2 anni con quello che stiamo vivendo e che non credo che smetteremo di vivere per almeno ai prossimi 12, parrebbe essere una tendenza. I centri commerciali negli Stati Uniti stanno chiudendo, non si capisce l'esigenza di continuare ad aprirne. Allo stesso punto non si capisce l'esigenza di continuare a costruire degli uffici quando ci sono montagne di uffici sfitti, e in più quando ormai il co-working e lo smart working hanno nettamente preso il sopralluogo. Lo stadio di San Siro è un'icona della città, è un momento di identità importante, ma è il presente e il futuro, è il posto dove ci si incontra a vedere una partita di calcio, a sentire un concerto, a partecipare a un grande evento religioso, a sentire un'opera, ed è uno stadio assolutamente moderno, è uno stadio che non è fatiscente, va ammodernato, va migliorato, ci sono le modalità per migliorarlo, per renderlo ancora più utilizzabile per i 12 mesi all'anno con una copertura portante e con un prato retrattile, ma non c'è nessun motivo per demolirlo. Oltre a tutte le problematiche di carattere ecologico, quello che significa una demolizione di questa natura, l'occupazione di un suolo pubblico per degli interessi privati di 2 società, una cinese e l'altra americana, cioè non, ci sono tante tematiche, però io trovo che quello che sta succedendo in città è interessante e io sono convinto che porterà a qualcosa di positivo. Sono convinto che ci sarà un ripensamento su questa, questo è un mio ottimismo. Sì, perché al momento la posizione del sindaco sembra abbastanza definita, ha detto anche non è più in discussione stadio sì o stadio no, ma sembra che stia tirando dritto, quindi invece secondo lei questo movimento, diciamo, vosto dal basso di cittadini può avere un'utilità in questo senso? Ma io penso che ce l'abbia già questa utilità, e io penso che al di là di quanto il sindaco abbia detto fino adesso, il problema politico esiste come, e quindi un confronto con i cittadini reale, su cose reali e non solo su rendering, disegni, e le squadre hanno bisogno di fare così, penso che sia necessario. Quindi quello che noi abbiamo proposto come Comitato Simeazza è un'udienza pubblica dove il sindaco si confronti in consiglio comunale con il Comitato Simeazza e con tutti i cittadini a parlare di queste cose. Non credo che sia una cosa a cui si potrà sottrarre, anche perché oggettivamente si è parlato dello stadio nel 2019, quando c'è stato i primi progetti, i primi rendering delle 2 squadre. Poi negli ultimi 2 anni, forse soprattutto per il Covid, il tema è stato abbandonato. Non se ne è parlato in campagna elettorale, non mi risulta che in campagna elettorale le forze che hanno sostenuto il sindaco abbiano mai dichiarato in campagna elettorale che sarebbero state favorevoli all'abbattimento dello stadio. Appena eletti, dichiarare solo e unicamente perché l'occupazione del suolo pubblico è rientrata nella norma, peccato che è il massimo del consumo del terreno possibile, insomma mi sembra un po' limitativo. Il tema è molto più ampio.
Guardi, ultimissima domanda. C'è invece il gruppo di Fratelli d'Italia che ha proposto il mantenimento di San Siro, però anche di costruire il nuovo stadio, quindi di appunto avere due stadi. Non lo so se per lei potrebbe essere un'ipotesi percorribile, magari tenendo così, mantenendo San Siro, rifunzionalizzandolo anche magari per utilizzarlo per i concerti. Ecco, non so, lei cosa ne pensa? Ma io penso che due stadi vicini lì a San Siro, francamente, rappresentino una ipotesi un attimino difficile da sostenere. È vero che nella maggior parte delle città europee di riferimento ci sono più stadi, le squadre di calcio sono proprietarie dei loro stadi e ci sono degli stadi comunali, ma non attaccati uno all'altro. Quindi due stadi nella stessa zona, francamente, mi sembra una ipotesi difficile da sostenere. Ma invece sostenere un'idea che ci siano più stadi in una città come Milano, ovviamente non è una cosa che si può fare prima delle Olimpiadi, è un processo che si dovrà avviare, mi sembra un'idea del tutto corretta. Hanno anche avanzato l'ipotesi, la proposta di magari formare un comitato a favore dei due stadi. Ci potrebbe essere un dialogo a quel punto se effettivamente questo comitato dovesse partire? Ma io penso che bisogna dialogare sempre con tutti, però il comitato Semeanza è nato con un compito principale, che è quello di evitare che lo stadio di San Siro venga demolito. E questo è il nostro compito e noi vogliamo restare focalizzati su questo tema senza neanche per adesso considerare progetti alternativi. Io personalmente apprezzo molto il progetto Aceti e Magistrati, ho anche in parte dato una serie di consigli, però è prematuro. Il tema adesso è lo stadio di San Siro non va demolito. Il Comitato Semeanza è concentrato su questo tema.